Buonasera, signori e signore. Non ho sfibrato la carne di cavallo, aspetta. Maledizione, Marco, ogni Adesso è tutto a volta. posto. Ah, ragazzi, io Volete due pile intanto nuove? Le ho procedo trovate mentre pulivo la subito. stanza. Non so se vi Ottimo, possono servire. ottimo. Sintonizza Sono Crear, tanto che ottimo, parliamo. tanto Se no ci mettiamo in esatto. secco. Inizio ad aprire già Dobby Oh, mi è Dobby. arrivata appena adesso un'email dalla Lego e aprono un nuovo negozio Lego a Milano. Cioè, Peccato. non Vector, so se da oggi ho buttare via. Cioè. sgobbato per pulirti tutto qui, eh. Dopo ti faccio Sì, ma vedere. il problema è che l'aprono in una via centralissima. Cioè, quanti soldi aprono sulla via tra il Duomo e Piazza Già Castello? in anticipo ti chiedo scusa se il perché. Cazzo, è Non lo gluten. so, Guarda cosa ho Thunder, sono trovato. Vediamo se incredibili. te lo Sono ricordi. bellissimi i personaggi Aspetta. che hai fatto, Dov'è la Thunderone. webcam? Alexa, luce al Oddio, è 100%. uno Grazie, gluten! dei. Allora, Cos'è questa il cosa Papa? qui. È uno No, allora, dei sono. Gachapon. Queste robe qua È uno erano dei i più belli Gachapon Gachapon. fuori del fuscicamino e potevi trovare anche quelli trasparenti. Sì. C'è il Anzi, fratello di Jason. Liezer che ha pagato tipo 5.000 euro e non ha trovato quelli che volevo. Io ne ho presi due, ho trovato esattamente quelli che volevo io. Grazie, Questi qua me lo, ho Jace. ancora il fogliettino con tutte le sorprese delle case. Alexa, luce al 30% così. E comunque mi sa che sabato ci vado a vedere Ma magari il Thunder, nuovo metti negozio. che in realtà preferisco ne fai altri, andavano bene quelli che hai fatto, non erano brutti. Cioè, mi sono piaciuti tutti praticamente quelli che hai fatto. Ma Thunderone c'ha un pisello così. No, sta così. Io l'ho visto al concerto di Vola, che non abbiamo avuto rapporto in realtà al concerto di Vola, perché era dietro, io ero davanti a pogare e a proteggere una ragazza che stava per morire. Che Godo. non era Franci, tra l'altro. Come godo, che godi. Allora, 30 C'eravamo io e Pippo a fare da superstar. scudo. Allora. Intanto io qui Sì, poi seleziono tutto. streamaci. Mi ci vorrà quelle 7-8 ore. Guarda, vi streamo già adesso, ma non apritela come al solito. Apritela dopo. Dovrei aver sistemato anche la roba in game che non si vedono le cose. È tutto. Eccoci. Amici, domani 12 ore, ma io non ce la faccio più. No, non l'hai scritto nel titolo. Cosa? Domani sera Domani 12 12 ore. ore? Vabbè. C'è il Vabbè, comando non comunque. importa, non importa. Tolgo il comando. Tanto serve più una sega. E glielo scrivo, va bene, Macco. Grande. Io penso che resterò giallo. Beh, un bel colore, Yoda. Comunque, Moro, Yoda devi metterlo, eh. Bevi Perché? Yoda. Perché ha vinto la scorsa, Ma chi se campione in ne carica. frega, ma non vale E più no, il niente. campione in carica ci deve Ma sempre non essere, era la scusa. Thermo Rumble la settimana scorsa? Effettivamente non era Non ufficiale è settimana entrato scorsa. ufficialmente Ma a nel. parte che no, 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 cioè era no, terribile. Poi Grogu sì, Grogu dai, posso Grogu sì. metterli come no, però di certo non perché ha Grogu è vinto l'altra, nella. che No, ma Grogu adesso è non era comunque niente di nel ufficiale. Thermoverse, Grogu. Grogu nel Thermoverse, certo. Cioè, io lo Allora, metterei adesso più perché datemi nel quei Thermoverse. Sì, lo 7-8 mettiamo perché nel anni, un Thermoverse, se no poi attimo. che Non fa voglio cagare un guardare, non altro mi conto. fare vedere. Che poi che Tappati fa gli cagare un occhi, altro Pietro. conto. Chiudila, scusa, ti ho detto non No, aprirla vabbè. subito l'aperta. No, perché ero sovrappensiero. Comunque non sto guardando, vai. Ma chi è qui? Chi Ma questo vinceva qui, la. Andre Chase, chi Chi cazzo è, vinceva la Rumble ragazzi? entrava nel Thermoverse. No, vabbè, ma Grogu è a prescindere già nel Thermoverse ormai. Sì. Quindi secondo me lo devi mettere, anche se Grogu fa cagare, ma lo devi mettere. ci sta a Cioè, poi metterlo. vabbè, caso si verrà rifatto, comunque almeno be decente. Vi faccio il termoraculo. O me no, sì? Sì. O meccanico termoraculo, oltre alla gomma bucata, avrò fatto altri danni alla Che macchina, gomma ci chiede fissata. Sorcio. Che Mi schifo. sembrava corretto come molarlo. Grazie, Delpi. Grazie, Delpi. Hai le potenze, mi sa che le ha messe. 85, no? Sempre di base. No. No? Cioè, non so poi se l'hai messa a caso o. L'anno scorso Thunder. facevamo 85, 80, non mi ricordo, c'erano tutti standard. Infatti. Credo che lo faccia Ime, Ricky, non lo so, mettetevi d'accordo voi due. Non. In realtà, ragazzi, beh, a me dispiace poi farvelo fare a voi così. Cioè. Però paga sotto pagamento, Cazzi, ovviamente. cazzo di Fa. Sì, non è personaggio. Sì, molto. chiaro. Va pagato. Chiaramente, però mi dispiace farvi fare questa Beh, lavoro. staffetta. No, so, è tra di loro.
Anche io non ho ritrovato bene quello di prima, mannaggia. Ma friggi perché fai cacare forse. Se volete lo faccio io, raga. Doglia, smettila. No, se dovete pagare fatelo fare. Ma prima, non rompere le balle. Mettetevi d'accordo voi due. È che ce n'ho alcuni al 100, porca miseria. Li devo modificare quelli. Che carina, Ime. Boh, fate un incontro. Dopo facciamo... Ok, finita la Rumble, facciamo un incontro. Ricky contro Ime, chi vince fa le moto. Come fai Ricky a fare Ime contro Ricky? Ricky, prendiamo Rikishi. E Ime chi prende? E Ime, non lo so. Rhea Ripley. È una bella, un bel tancone pure lei. Bello forte. Così almeno con Rikishi può andarci una un po' di possenza. Non so, può fare maschio contro femmina, però. In teoria nelle partite normali si può fare quello che vuoi, scusami. No, non credo. No? Non penso. Vabbè, ma se io voglio giocare con una mia amica che vuole scegliere il suo personaggio, non si può fare questa cosa. No, mi sa che effettivamente non si poteva. No. Perché capisco la Rumble che sono divise per sesso, ma negli incontri capita a volte che uno entra nel ring. Non lo so, forse qualche incontro, magari senza regole, non lo so se puoi fare personalizzato, però almeno nella Rumble sicuro non lo puoi fare. Chi l'ha scritto Imle? Ah, l'ha scritto Doglia, vabbè ragazzi, anche ripetete voi, ma Doglia. Amici, domani 12 ore, si pagano forse, qualche bolletta si paga. Allora, quanti secondi? 60 sempre, vero? Cosa? Sempre 60 secondi. Sì. No. Era 60? Sì, no, 60. No, sì, 60. Era mezz'ora di coso più... L'arena, mossa spaziale, cagare nell'olio. Chi è? Chi? Così lubrifica. Ragazzi, ricordiamo che c'è sempre la scommessa, sai. Cioè non è una scommessa, ma è una cosa standard, 2000 sub mensili, c'è Tricky Tower il mese dopo. Quindi mi raccomando, la 12 ore è sempre un'ottima occasione per... Puli, forse mi riesco a lavare. David! Ciao, ti volevo salutare così in maniera plateale. Beh, ricordiamo sempre non le 2000 sub raggiunte come obiettivo, ma 2000 sub totali nel mese, quindi alla fine del mese si valuterà quante sono state fatte. C'è anche Assia oggi mi ha scritto Ryan. Ma non posso dire per cosa. Non è una cosa così. Me lo dici? Non si può dire. Dai. Non si può dire. Dai. Dimmelo. Non si può dire. Grazie Billy the Kid. No, non si... Ma non è una cosa che ci riguarda in realtà, mille. Però non si può dire. Tra mille impegni mi dimentico sempre di resabare in tempo. Ciao bello. Link alla chat. Di chi è? Sorcio? Della gomma della macchina che hai bucato? Allora. Ciao Curiamone. Domani 12 ore Curiamone, ti voglio qua, Che sicuramente mi farai fare qualcosa, se volete... di cringe. Allora, non apri... cioè, se volete potete aprirlo, ma non la guardate che c'è il caricamento. No, io aspetto finché non parte. Dimmi. No, nessun culo, ragazzi. Voi fidanzatissima, Astia, anche io, quindi non... Tanto io faccio il change, ma scuro il gioco. Con David. Sono fidanzato con David. Ah, godo. Sembrava... Ragazzi, ricordatevi anche potete di aprire, potete aprire. Mi raccomando. Allora, vediamo se cattura. Eccoci qua, ragazzi, a Bologna. Non ho pippato, ma come Bologna? Deve essere censurato, sennò Vale si incazza. Che godo. Ruotato. Grazie, è partita. C'è Luca, ha fatto l'arena, ha fatto... anche le altre cose oltre i personaggi. Socio burdel, si è preso il gioco. Succhiamolo. Nuke, sì. Ma si è ridato i soldi almeno di quello? Penso di sì. Ha fatto quelle l'arena tua e ha fatto anche un po' di personaggi. Luke, se, adesso non ci sei, però se vado a vedere nel foglio e non ti sei aggiunto i soldi, ti spacco il culo, Mi spendessi più che altro, che aggiunge, basta. Può comprare un'automobile. No, se li aggiunge, se li aggiunge. Bravo. Botte balotte, eccolo Eminem, il primo concorrente. Ma com'è Eminem? È il mio personaggio di quest'anno. Me lo ricordavo più slanciato, è un bel comodino questo. Bello tamugno. Deve lottare tamugno. Comunque. Primo ingresso, giocatore di calcio. Ci sono le scritte, perché? Dei termos in giro. Termosifoni. Ah, guarda, aspetta che Pasqui ha messo i vincitori delle scorse edizioni. Ralph Supersonico, Pezzo Verde, Asino di Memento, Abominevole Uomo della Bava, Il Sole di Mark, Ricky Marketing, me lo ero scordato, Ricky Marketing, Il Papa che Spara, Il Trenino Einus è stato lui. Vediamo il secondo ingresso, così che inizia il match.
To get good, ha detto Antonio Fotti. La citazione a One Piece, che torna in una nuova veste. Che bello! Ma anche prima ce l'aveva, mi sa, il... Ma il tatuaggio dei Pirati del Sole, fighissimo. Eccolo qua. Perché... No, cosa fa? Ah, pensavo facesse il gesto... Ah, anch'io ho avuto un attimo. Ma senza musica, però, che brutto. La citazione a One Piece che entra, che era entrato per secondo anche nell'ottava edizione. C'è Pasqui che ha tutti i dettagli. Grazie, della... Monti. Grazie, Monti. Sì, però ti sbrighi, cazzo. È lungo, lento come... Il Moro, è tutta la ciurma, ci vuole un po'. Tutti gli episodi sono. Sì, tutti. C'è la fascia nera di Zoro pure, guarda lì. Di Zola. Non è Zola. Che è sardo, ricordiamo. Cioè, ma c'è qualcuno che è entrato con questo piccolo sulla maglia e il numero. E poi le facciamo. Poi le... Evidentemente c'è, sì, perché se c'è... Guarda, ragazzi, devo fare una cosa importante. Ossia, spero che quello lì che hai messo, che c'ha la maglietta di particolare, spero le abbia. Basta con sta mano, cosa fa con sta mano? Insane. Era col timone. No, ma non era tanto rumoroso. Che brutti pantaloni. Ma quanto ci mette questo pezzo di merda? Ah, un pezzo di merda. Oh, si inizia. Oddio, la carrana. Oddio, rigore. Subito la carrana. C'era la freccetta qui, ve la sposto, scusate. È solo che qui ci sono due cose che mi riguardano. Non... Ma così, cuore un po' diviso. Guarda, guarda come gli arriva la... Franci conferma. Il pugno. E Kemine mi sembra un po' fuori luogo, non lo so, non ce lo vedo. Eh beh, c'era anche nello scorso c'erano i giocatori no, di FIFA. Però Durian lo vedevi bello grosso, bello... Lui mi sembra un po'... Lui è uno sfigato, Marco. Ma che poi è più grosso lui di Zapata, in teoria, però... Cioè, gli tira il dito, ragazzi. Scoreggia adesso? No. Su 5 presenze, non ho letto. Su 5 presenze la situazione a One Piece non ha mai eliminato nessuno. Perfetto, una merda. Vediamo se si mantiene così. No, oggi no, Yusam. Oggi si vede il timer, si dovrebbe vedere tutto ben bene. Però, vediamo se potrebbe essere la sua prima eliminazione. One Piece is... No, non ce l'ha fatta, È entrato, non è vero, non si vede in realtà. Vabbè, sorpresa qui. In teoria dovevo aver messo a posto. E vale Squiddy! Cioè, scusa. Non cioè, è Valerio. No, non grazie è Valerio. Deadpool. Deadpool Cinella è bello. Grazie Deadpool. E Giga Chad Squiddy. Come si chiama? Handsome Squiddy. Vabbè, Squiddy. Che potete attivare con Tangia, ragazzi, la voce di Squiddy. Non lo fate per cagare, però potete farlo. Bellissimo. Oddio! Altra carrana! Volta. Posso dire una mezza bestemmia? Posso dire che la gestione di mi ricorda un po' il bambino del meme Like Turtles? Non ho idea di cosa sia. Non mi ricordo neanche io. Ma perché dovrebbe essere una bestemmia? In bocca al lupo a tutti in questa gara di muscoli. Questo è SpongeBob, però. Sì. Ragazzi, non facciamo... Fate Formula 1 settimana prossima, magari, o tra due. Sì, ma non abbiamo fatto la scaletta. No, vabbè, mi interessa se non ci siete. Intanto c'è la gestione. Attenzione. Attenzione, ne arriva subito un altro. Porca miseria, che calcio nella faccia che si è preso Eminem. Oh, la citazione a Pupù. Vediamo che arriva. Calcio in culo. Ma oddio, non gliene freghi niente. Chad Moro. Chad Moro. Chad Moro. Chad Moro. Chad Moro. Chad Moro. Non c'aveva gli occhiali grosso, nell'edizione scorsa, vero? No, ma gli occhiali di Moro sono un po' meno, sotto le botte. Grazie, Rosa. Ma allora, aspettate un attimo. Ciao, bellissimo. Che strano che non si vedono i nomi. Infatti, opzioni in presentazione. Secondo voi cosa può essere? Interfaccia Superstar? No, che è quella che fa vedere le barre. Grazie alla Nugine. Grazie alla Nugine. Panoramica. No, stacchi telecamera. Visuale rampa. Replica interfaccia, interferenza, interruzione. No. Non c'entra. Sì, indicato lo schermo quando è la possibilità di interrompere o interferire. No. Visuale immagini watermark, impostazione visuale spettatore. No, non c'è per. Non credo. Secondo me se togli l'HD togli anche il nome, però è strano. Perché comunque il timer c'è, quindi. Vabbè. Intanto eliminato One Piece. È stato eliminato le citazioni a One Piece. Non ragazzi. Ha eliminato nessuno. Ma dobbiamo credere nel cuore dei mari. Ecco qua. Attenzione, calcio nel sodo.
Oh, ma la schiena. A me ne ha prese di tutti i colori. Eppure è uscito l'altro. Mi sa che settimana prossima non si può fare FIFA, ragazzi. Oddio mio. Attenzione, La Nugine ha regalato la Saba mobile persiano. Grazie mille. Grazie. La numero 5 entry, ragazzi. Come la numero 5? Non lo so, Rosa. Vabbè, sì, è vero. 2 più 3. Si vede ora? No. Non è vero, Rosa. È arrivato Yosom. Come si chiama? Groll. Eccolo lui. Ha preso quello più simile a lui, effettivamente. Però è entrato però è troppo stupido. Presto, non vincerà mai. Godo. L'ultimo campione che però non è un campione vero, perché non era la vera Termorambola, era uno show fuori dalla... Chad Moro, non è uscito, no? E il fatto è che è brutto che quelli che entrano prima sai già per forza che non... Beh, si non sa mai, detto, La Sandrana, ragazzi! Mamma mia. E non gli sono caduti neanche gli occhiali a Chad Moro. Grogu è bruttissimo, ragazzi, veramente brutto. Sì. E che non... cioè, è difficile da fare. No, ma va bene così. Perché la testa non può essere uguale a quella di Grogu. Porco Giuda. Cyber Suplex gli ha fatto, C'è un Eminem che non molla. Oddio, Eminem. Madonna. Come si è ripreso dalla situa. Vediamo un po'. Non è Groda, è Grogu. Solid Snakes. Così era così, perché non mi bastavano così, tutti. Okay. Ho scaricato qualcuno anche extra. Vabbè, ma quindi questa conta come Rumble ufficiale? No, questa è la Termo Rumble. Questa conta come ufficiale non che è nella Termo Rumble, l'intruso. No, infatti. Quindi... è l'intruso, però è una Termo no, Rumble. No, ma non questa. È nel Termoverse. Ormai l'abbiamo messo. Ma non è che metto tu perché non bastavano gli spazi, no? Dovevo far da. No, ma fa quindi conta come vincitore. Nel senso che questa è una Termo Rumble. Comunque, se vince, sì, vince. Ma non è nel Termo, vero? Perché la scorsa volta. Perché però... Pasquini sì, Grogu non l'ha considerato vincitore la scorsa volta. No, non è nel Termoverse, ma se vince la Termo Rumble è da contare nei vincitori. Però. Tanto non vince, però. Che cazzo? No, vabbè, Ricky, aspetta che magari esce sul Game Pass. Ma no, ma per adesso va bene così. Non state a spendere soldi. Non credo che scala nel Game Pass. Il 3 è WWE dell'anno. Non è uscito nessun gioco su Kane nel Game Pass, mi sa, o no? Chi è? WWE? Chi è Bettino Taxi, lui! Bettino Taxi! Sì. Che palle che non si vedono, però. Attenzione, Bettino Taxi! Ah, però, Eminem. Oh, è ancora lì dall'inizio, comunque. Lo prende. Che non si vedono. Ha sbattuto all'angolo. Ma attenzione, Grolli. No, Valerio. È andato Valerio. No. And some Squidward. Mio cugino vale Squidward. Ma era pronto, scusami. È uscito. Brother, l'hai buttato fuori tu. Ma come ha fatto? Ma quindi ogni volta dovresti premere tu per farlo vedere? Se come funziona? Cosa? Per far vedere il nome devi premere no, tu ogni volta. Rimetto tutto l'HUD o no, non si vede? Facciamo... Era di 10 minuti fa e allora ha sincronizzato col gioco. Chi arriva? Aulico l'idraulico! No, non è vero, scusa, Casimiro Vivili è lui. È Casimiro. Lui è Casimiro. Ha più capelli? No, beh, ma è il cappello nell'altra cosa, in realtà. È perché la tenuta ad entrata è con la camicia a scacchi, così, però dopo quando è in ring con la canotta. Ma è già stremato all'angolo. Oh, Casimiro, tra l'altro, era uno dei grossi. Era una bella... È un po' più piccolo, però, l'avete fatto Ma perché è un po' invecchiato, si vede. Un Bettino Taxi e Eminem mi sa che non ce la fa. Eminem c'è dentro da troppo tempo. Reagisce. Si alleano, mi sa. Guarda Bettino come gli c'è dà. C'è anche Snake, dirà che. Cosa fa Casimiro? Oh, cosa zio! Eminem è andato. Bettino Taxi è imponente. Però, oddio, dall'assù in alto che botto. Ha resistito Eminem, però. No, Grogu. Intanto c'è anche che Snake che è bello ritto, Ma adesso vedrai che patatrack. Quanto è triste Eminem là dietro. Chi arriva?
Spider-Man. Non è. Anche se è un po' storto. È un pochino strano, lo è. Sì. Vediamo se qualcuno lo incassa. Esclusa l'ottava edizione, Casimiro era terzo nella classifica di coloro che hanno eliminato più lottatori. Guarda che butta Oddio! Fuori Oddio! Non dire, scusa, l'ottava. E lo so, ma non è mica Ma questa. È Grodel, no, è uscito ma da solo. Su Grodel. Ero concentrato su Chad Moro. Che potenza la Moro rientra. Però effettivamente è molto Chad, Chad Moro. Guarda la potenza. Cosa fa JD Modern Family? Attenzione, Spider-Man è già fuori dai piedi. Oh! Due pesi massimi. No, Snake è uscito. È uscito Snake da Casimiro Vivini. Il soldato leggendario. Una persona, effettivamente. Chi è? Il Pepe the Frog. Come il Pepe? È Pepe the Frog. Ecco, qui era anche di riempimento di spazio. Ho capito. Guarda Spider Pulse. Oh, ma Bettino è una potenza allucinante. Bettino Taxi è proprio possente a guidare i suoi taxi. Spider-Man non sta facendo muovere nessuno. È entrato proprio così. Ho detto eliminerà tutte le persone che ci sono. Ma Casimiro. Ma Casimiro è forte. Nella testa, proprio gli ha fatto la scapuzzilla. Troppo potente Casimiro Pistilli. Oh, la Madonna. Sì, ma secondo me Bettino il Pepe lì è una pippa. Non è Bettino il prete. Però vola, guarda come vola. Non era il prete. No, ho sbagliato io quello. Casimiro è un po' Wolverine, sì. Cosa succede laggiù? Ragazzi! No! Ma Bettino è arrivato, ragazzi! Marco! Come? Marco, ma versione con il dito fasciato. Vabbè, ragazzi. Ma c'ha effettivamente il dito fasciato? Sì! Marco, no finger. Marco, no, com'è Thunder? Com'è che l'hai chiamata? Si chiama Mark tra parentesi thumb injured, tipo una roba del genere. Mi sono accanito sul Pepe. Stai attento, Marco, che ti fa male la il pollice. E mi ha fatto dando sempre l'altra mano. Ma c'è la mia faccia effettivamente, ma che inquietante. Sono veramente io. Sì. Ehi, guarda il Pepe. No, Casimiro and Mark. Quello è il mio uomo. Bettino, oh, zio, che botta, ho provato che a colpirlo, ma si è andato addosso a una parete di memento proprio. Vediamo chi entra, sono curione. No, Pepe the Frog è andato. Ma è arrivato Gandhi, ragazzi, con Gandhi i suoi gandali bianchi. Gandhi è qui per voi. Ma è stato eliminato? Chi è stato eliminato? Pepe the Frog. No, anche Casimiro è stato eliminato. Da Spider-Man? Ma Spider-Man hai visto che è diventato atletico? Si è ripreso. No, ma contro Bettino non c'ho storia, ragazzi. Non posso vincere, guarda. Ma anche perché c'è il dito fasciato. Ma Spider-Man veramente sta colpendo chiunque. Però l'ha ucciso così, credo. Sedia a rotelle, Spider-Man. Attenzione! Nelle palle! Nelle palle nel cazzone! Comunque, se notate, vedi, Marco sta dando solo la mano destra. Per colpire, vedi? Che devo fare? Almeno non sono mancino, quindi è quella giusta. Oddio, cerca di buttarlo fuori. Ma pesa, bestia come pesa. Pesa, ragazzi. La Nugile ha regalato a Marco Pollice 17. Mi sa perché 17, però. Spider-Man se ne va? Gandhi! Gandhi? No. Ha messo le Marco, che botta. Si gira. No, no, pensavo si gira su. Non è mai arrivato È arrivato Cristiano Ronaldo, CR7. CR7. Ma perché c'è Cristiano? Bandiera Real, tra l'altro, quindi ragazzi, mi fa ridere Cristiano Ronaldo. Ma non è neanche della Juve, appunto. No, era del Real, quindi quando era in formissima proprio. Sì. Vabbè, anche la Juve era in forma, sì, non però era molto in forma Real. Che so se lo fa. Sarebbe bello facesse Sium. Intanto ho ucciso Gandhi, può capitare però. Oh! In rage Marco ce l'ha tantissimo come un taxi comunque. Ma è grosso lui.
Cosa fa? Che cosa fa? Che fa? No, ha preso Gandhi che era in mezzo, non c'entrava nulla. Porco miseria, ma hai fatto di cemento, sì, ma armato, ma... Non è possibile, ma poi c'ha... non c'ha neanche l'età perché non esiste. Ehi! È pecorizzato Ronaldo. Oddio! Si è incastrato il pollice del dito. Non è il pollice, è il suo. Ginocchio. Potremmo considerarle una Thermo Rumble di qualificazione? No, no, è la Thermo Rumble. L'abbiamo scritto anche nel titolo. È che sì, più della metà non sono però nel Thermoverse, quindi boh. Ecco SpongeBob. SpongeBob direi che però è nel Thermoverse. È a metà, diciamo, SpongeBob tra il Thermo, se no. È certo, ma poi è come Grogu, cioè, alla fine. Sì, è come Grogu, effettivamente. Stavamo già eliminando il... Che il Grogu non lo è, cioè, che è terrificante quel Grogu di merda. Perché bisogna farlo meglio, però lo teniamo perché comunque ci sta. A me fa ridere che sia così brutto. Vector, vedrai cosa ti aspetta. Tanto Bettino sta strozzando SpongeBob. Fortissimo, è un omicidio in diretta, ragazzi. Qualcuno lo fermi. Oddio, Ronaldo, calcio di rigore. Ma io e Gandhi stiamo avendo una discussione. Sono pronto a combattere contro il Sium per la vittoria. Non sei contro il Sium. Beh, sì. No, mi eliminano, bastardi. No, c'è Gandhi, non puoi farti eliminare da Gandhi. Ma Gandhi no, ragazzi, Taxi l'ha sfondato Ronaldo, Ce l'hai fatta, ti sei ribellato. Siamo tanti sul ring, Sono 8. Col pollice ho colpito. Oddio. Ah, okay. Questo è Marco... Com'era? Marco Bello lì, com'era? No, Marco com'era, ragazzi? Marco Modello. Che vaffanculo. Ma è già a terra, com'è possibile? Vabbè. Preso. No, Spider-Man. Fai? Opla. Ronaldo contro... Ronaldo è bello incazzato. Oddio! Doppia eliminazione contemporanea. Cosa fa Marco Modello? Faceva... Ronaldo. Aspetta, faccio Grissimbo. Mi sta facendo fuori tu. No, Ronaldo. Invece, no, Ronaldo è uscito. Invece, il Sium è uscito fuori da Marco Modello. Marco Modello in realtà non ha fatto niente, ha spostato le corde e basta. Bettino è ancora dentro, io lo dico. Sì. Ha fatto il Sium, Bettino. Ha fatto il Sium. Ho eliminato Spider-Man. Sono un supereroe anch'io. E adesso esco pure io, mi sa. Però. Sì, no, però c'è ancora Bettino dentro, No, mi fa la mossa finale, ragazzi. È la mia fine. Mi smonta questo qui. Oh zio, è arrivato Addol. Addol Fuel. Che lui non vinse una. Ragazzi, ricordiamo anche dei cloni. Ricordiamolo sempre. Sì, purtroppo c'è anche l'armata. No, ma non arriverò mai in finale, ragazzi. Mi stanno distruggendo. Sì, ma c'è Bettino Taxi che è veramente. Sono Norman Osborn. Ma tutti Marco Modello c'ha il gel dalla sua, Sì. Porco Giuda! Mi sono accanito con l'altro Marco! Vabbè, non era molto lenta quella mossa. Oh, Bettino! Ha eliminato Doll! Doll! Non era probabilmente era il clone fallato. Oddio! Oddio! No, ma è impossibile, è troppo ragazzi. Forte, scusami, No, è l'MVP. È l'MVP. Tanto sta andando a far benzina, Bettino. È il GOT Bettino, non si può. È ucciso da Bettino Taxi Adolf Fuel perché gli ha aumentato il prezzo della benzina. Guardalo Bettino. Chi sta arrivando? Waluigi! Ma perché? Waluigi? Anche questo era. Ma non c'entra niente. Guarda che scarpe di me. Vabbè. C'ha le scarpe di Aladdin. Lo so, è che vederle in forma umana è più brutto, mi fa più senso. Oh zio! Marco Waluigi. Non mi sta bene, Waluigi. Ma è veramente alto, scusa. È già fuori, ecco così. Qua. Che succede? No. Attenzione, ma sta toccando terra, palese. Ah, no. È stato sdrumacciato le scarpe sulla testa di Craxi, Taxi. Che succede? No, ha veramente lungo Osmosis Jonner. Cioè, sembra più Luigi che Waluigi. No, Waluigi Marco è più alto Marco. Di Luigi. Vabbè, Waluigi è più alto, effettivamente. Stavo pensando a Wario. No, effettivamente Waluigi è alto. E continuano. Riaccendo il controller, ragazzi. Scusatemi un attimo. Forse si è scaricato, lo metto a caricare. Osmosis Boner. No, non è esiste. Conferma. Pubblicità.
Eccoci qua, dicevamo. Cock blocked, ma... Ma Bettina, ma a parte che non so come faccio a essere ancora vivo, che mi sta... Oddio, l'ha trapassato attraverso le corde! Sì. Non credo fosse voluto, tra l'altro. Sono un po' stanco, mi riposo. È lui! Prato fluido! Cosa è successo? Ragazzi, ma Luigi ha laggato! Prato fluido! Che succede? Prato fluido, ragazzi, hashtag Prato fluido in chat. No, buttatelo fuori, Prato fluido, ci ruba tutte le canzoni. Ma Luigi! E niente, sono stato fermato. Oh, Marco, ma che mossa. No, Prato fluido è uscito a fare... Ma scusa, ma è un killer Bettino Taxi. Godo. Ma che godo? Godo, fuori Prato fluido, via. È dentro da quando... A che posizione è entrato? Terzo, quarto? Nei primi cinque, sì, era nei primi cinque. Terzo, quarto è entrato. Io e Marco ci stiamo alleando contro Luigi. Fora di ball! No. Ma è lunghissimo, lì si può... Oddio, sì. Marco mi si ribella poi. Mi ha rotto il gol. No, Marco Modello. Bettino è troppo forte, raga. Tifo per lui, guarda. È arrivato Poppy Playtime, purtroppo, questo non c'è orrore. Che... Oddio, cosa? Ma è caduto da solo, ragazzi. Chi è Marco Azzurro? No, Marco Buzzurro. Attenzione, però potrebbe far fuori Bettino, Sackett. Grazie, Motre, grazie. Motre. Attenzione che se ne va. Oh, no. Bettino. Ma lo salva Marco. Si vede sempre in mezzo. Io sto salvando tutti, io sono amico di tutti. Sono amico di tutti e di nessuno. Ma Poppy Playpini si è diviso. Grazie Phil. Bettino Sacchi. Ma no, ma è fortissimo Bettino Sacchi. Mi ha distrutto la schiena e ha ripassato proprio con l'auto anche. Intanto Danielina mette il cambio in chat. Se volete sapere di cosa si tratta per darci più soldi. Mannaggia Poppy Playpini. No, è stato buttato fuori. Ma di conseguenza distratto dalla sua stessa eliminazione. Marco mi ha vendicato subito. Oddio! Due persone dentro, attenzione. Sta entrando un altro, ma... Pazzesco. È entrato Mario Malato. Ma perché ha fatto tutto così, con i sandali? Beh, ti dirò. Ha ripreso un po' di colorito, almeno, A parte che è un piccolo Berlusca. Ma sta già uscendo Mario Malato. Vabbè, che non sta bene, che però. Mi caccia il gioco, Marco, un casino. No, hai ragione. A parte che è Antonio Albanese, malato. Sì, Antonio Albanese più piccolo senza panza. Ehi, mamma mia, Bettino, irriverente con le sue mosse. Impressionevole. Ma come ha fatto? Ma è impossibile. È veramente Antonio Albanese. Cos'è questa mossa da jujutsu? Bettino, buttiamolo fuori. No, lo scroto no. Proprio le palle, sempre le palle a lui. Ragazzi, secondo me Bettino ha delle monetine nelle mani, controllatelo nel nome del orribile, nel nome del Sium. Grazie mille a Brozorf. No, Gibo. Attenzione Bettino, su, posta me. Oddio. No, però è troppo forte Bettino, bisogna bandirlo. Antidoping. No, io lo voglio. È una entrato merda. Come si chiama il mio professore sui Dragon's Dogma? Chris Embon è terrificante. Purtroppo gli ha rubato i capelli, Marco. Però a mio modo mi sta simpatico. Perché gli ha rubato proprio i capelli. Sì, li hanno strappati da sopra. Che fa? Le finte. Eccolo. Magari lo butta. Bello fresco, ci sta. Notare che sono presenti tre quasi pelati. Lo butta! Adesso due. Chris Embon. Ha distrutto Bettino Chris Embon. Guarda, veramente. Ma lui c'ha la corazza. Quasi. Bella Melinda. Smettila. Scusami. Ui. Mario Malato. Oh. Che pugno. Fortissimo. Guarda come lo taunta poi. Ha dato un pugno, non è successo niente. Tra l'altro è arrabbiato perché lui è malato e gli ha persi per la malattia i capelli. Lui li ha rubati invece. Sì. Gandhi Gamer 89, Hakuna Mahatma, ragazzi. Ragazzi, io non ce la faccio più, Io non ce la faccio. Hakuna Mahatma non
Per citare la scorsa Royal, tra l'altro. No, ma tra l'altro non ce l'ha scritta neanche lui nella maglietta. Ma perché non le lasciate le scritte? Forse sono censurate. Doveva aver scritto Hakuna Mahatma. Ma che censurata, la vedevo dallo show. Magari in campo. Anzi, non so, è una situazione la scorsa parziali. Rumble. L'ha scritto Felix in chat, mi sembra, Hakuna Mahatma. Voglio dare i crediti. Quindi Thunder probabilmente neanche quello lì che è base non ha. Attenzione, la perché ora sarà solo base forse. Ma quanti ne mancano? Non ci viene a fare neanche il numero. Non si può avere l'idea. O rimetto l'HUD. Proprio è stato letale. Oddio, che presa è? No, Gandhi! Non la da Mario Manato, per favore. È arrivato Pikachu. Pikachu! Che Matteo Riso, ma era sto rumore, ragazzi? Cos'era sto rumore, infatti? L'avete sentito tutti? Mossa. Io sentito tipo è Matteo Riso, c'è proprio Matteo Riso pizza, vestito da Pikachu. Voglio vedere una cosa, ragazzi, scusate. Interfaccia Superstar. Se io la metto... Ma vedi tutto, bro. Fa vedere. Fa cacare, no, fa cacare così. Ma che merda, ma perché hanno tolto... E quello cos'è non lo diceva Rio. Oh, visuale rampa. Sì, visuale, no, alle spalle del tavolo del lanciatore inquadrare anche il palco e la rampa. Non ha, no, 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 cambia solo, mi sa. È che noi abbiamo già riso settimana scorsa, Rosa. Adesso sfogati pure tu. per l'Hakuna Mahatma, è ragazzi. Perfetto, dai, è perfetto Hakuna Mahatma. C'è poco da dire. Grazie, Emag. Grazie, Emag. Comunque posso dire, mi sembra meno potente del Gun di base, però, per adesso. Ma per forza è seduto, deve essere seduto con i brufoli, mangia le patatine. Ha i sandali comunque. I sandali quelli, certo. Non è che abbandona le tradizioni, Bella! Classica frase da Pikachu. È buttato fuori Marco Modello. Ne ha eliminato uno, però, mi ha vendicato e basta. Coppino a Mario Malato, ma adesso sta arrivando Orsinto. Bello Orsinto, perché c'ha anche i buchi di proiettile. Che bello Orsinto. Il mio preferito adesso Orsinto. Eccolo, guarda, qua tutto ragazzi, fasciato, tutto spaccato. Ma è uscito qualcuno? Me lo son no. È uscito prima. Marco Modello è come back from guerra. War. Sì, quasi tu, a parte Pikachu, sono tutti del termo. Gandhi, Gandhi Gamer è del termo. È uscito Pikachu, via, tutti del termo, più o meno. Cioè, chiaramente guardalo, fa parte Sinto dell'armata dei Gandhi. Ho visto le palle di Gandhi, sono abbastanza. Sì, c'è proprio lì, guarda. Eccolo! C'è proprio la fesa in piselloide. No, copri, si chiude le gambe, chiuda la il Gandhi pozzo. Per cortesia. Gandhi si... C'è il pisello. Cosa succede? Ma cosa succede? La si può fare? Perché sei alzato? C'era il pisello proprio che diceva Hakuna Mahatma, ragazzi. Lì non si poteva più fare. Guardalo il Mahatma Granny come combatte. Però Orsinto. Orsinto è troppo forte, ragazzi. Chi è? Ah, Gandalf. Zeus. No, è Gandalf. 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 Vabbè, è che nell'entrata c'ha il. C'ha il cappello e la tunica. Qua non ce l'ha perché. Il Matt ha buttato Gange. Fuori. È uscito Suntino. Ha buttato fuori Christian Bone. Non è Matt, ma Gandalf. Ma poi la barba dovrebbe essere più lunga. Ma a parte che sembra Riccardo Fogli. Cioè, ragazzi, era il migliore tra quelli che ho trovato di Gandalf. Volevo mettere più di uno. Volevo vedere Aragorn, che ce n'era solo uno e faceva cacare. Ho messo Gandalf. Non ho cercato. È già uscito. È già, vabbè, è andato via. È caduto, adesso torna come Gandalf il bianco, però. Pieno di bamba. Guarda l'Orsinto che butta fuori le cosce di Pippo. Non può buttare fuori Gandalf. Aia. Però Gandalf sarebbe da fare. No. Ma non. È vero che era Gimdalf. Cosa rotola? Che arriva.
aulico l'idraulico, mancava lui effettivamente. Schwarzenegger. Eccolo qui. Allora, guarda, guarda che aulico l'idraulico, anche lui era un bel idraulico, eh. Ma è che non vedendosi le braccia muscolose qui sembra più... Era più flexante nell'edizione precedente. Sì. Ma poi non aveva i capelli, no? Perché qua ce li ha? Aveva fatto il trapianto. Con i soldi della Rumble. No, Orsinto, non puoi uscire. No, no. Sei il sogno di ogni donna. Poi eroe nazionale lui, orgoglio della guerra. Mi sa che va, eh. Oh zio, ha buttato fuori Orsinto, aulico l'idraulico. Aulico, mi hai deluso. Mi hai deluso, aulico. Ragazzi, all'Aki, Orsinto. Orsinto era il mio preferito. Oh la madonna. Mario Malato sta reggendo per ora. Mario Malato è incredibile come la malattia lo fortifichi. È arrivato chi? 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 È un pezzo di caramello? Cos'è? No, è una carota. Ah, Carrot Man. Che poi da dove era nato il chi che era la carota, però? Cos'è il chi la carota? Io non so di cosa parla. Ah, no, ricordo bene. Sì. Dio che... Mi ricordo ma è lui che spruzza la malattia! La malattia! Spruzza il COVID! Cos'era chi con la carota? Era dalla termotombola! Che chi è? Ed è uscita la carota! Irene aveva disegnato una carota perché non sapeva che cazzo disegnare con ma è uscito SpongeBob di Aulico, però! Cazzo, è uscito Aulico! Ma Mario Malato ha buttato fuori le cose! Il suo potere è sputare sangue. Beh, giusto, non era nella canzone, lo dicevo nella canzone, no? Sì. Oh zio. Ma sta colpendo, non credo stia colpendo. Sta facendo così con la testa, però. Quanti ne manca? No, non c'è il numero dell'entrata. Palle. No, lo sta sbucciando, ragazzi, mi sa, deve stare attento. È arrivato il reportage. Il report della Francia, giustamente. Sì. Ma c'ha il pantalone da baseball, il tenuto da baseball. Ecco fortissimo qua. Reportage. È un bel maialone. Mi ricorda quello di... Come si chiama? Oscar? No, come si chiamava quello di Beyond Good and Evil? Oscar, mi sa. Oscar era. Fortissimo reportage. No, Oscar era quello di Dragon Ball. Hai ragione, che poi non è Oscar, ma è Olongu. Ma che c'è sempre Ciccio dietro? Ma forse era sempre Oscar. C'è Ciccio Gamer dietro, sì. Con la maglia blu. È sempre lui. Boh, non so. È un misto tra Dario Boccia e Ciccio, però. Dario, però, 20 anni fa. Sì, vabbè, sì. Perché indiano. Vabbè, sì, indiano generico è Dario, comunque. Guardalo albanese come regge. Oh, Reportage è fortissimo, ma è una bestia, eh. Ma è, lo è, un porco. Ha detto Genova Business, qualcosa, il traduttore Olong. L'asino di Bepù! No! Di Tobol! Ma è piccolino! È il cavallo Marco! È il cavallo... Ah. Il cavallo Marco! È il cavallo Marco! Ma poi quanti Marco ci sono in questa Rumble? Siamo tutti Marco! È il cavallo Daniele Marco! Daniele sta cancellando ogni citazione, mi sa... Godo! Ehi! Guardalo chi. Attenzione. Attenzione. No, due animali. Attenzione. Qua, eh. Oddio. Ehi, è uscito Mario Puntino. Mario Malato ritorna a essere malato. L'ha ucciso. Il cavallo Marco era il cavallo che Moro gli faceva ridere il cavallo Marco a Moro. In una maniera fuori dal normale. Ma non era neanche in live. Su Zelda avevo chiamato il mio cavallo Marco e mi faceva morire dal ridere. Effettivamente sì, forse in live non era chiarissimo. Oh, però guarda come trotta. L'hai capita? Ehi. È arrivato Finn Balor. Però Finn non Balor c'ha è la... nel Termoverse. Ma non c'ha la scritta. No, lui è Finn Balor Termoverse. Lui è proprio quello del Termoverse. Davanti la X ci sarebbe sotto. Forza. X Termos. E sotto c'è scritto. Not my chief. No, c'è X Marco. Not my chief. Ma contro di me quindi. È un mio forte nemico. Fortissimo. Lo tifo adesso.
Cancelliamo sta carota, dai, Irene merda. Non c'era scritto X Thermos sotto Mark is not my chief. Quasi la buzza. Porco Giuda, il cavallo manzo. Che inizi la rivoluzione, no, no, lui è Pietro Morosuka, non c'era scritto Morosuka. Incredibile, ragazzi. No, reporca, non può essere eliminato da una carota. Oddio, ma carota ha il suo significato intrinseco, però mi sa che il maiale ne va ghiotto. 10 minutini se li fa, Gino. Un umano su 4, sì, sì. No, forse un po' troppo così, eh. Un po' stanco il maialone. Finn Bastard! Non si entrano più nessuno, eh? Forse, forse sono gli ultimi tre. Mi sa che sono finiti qua, sì. Sono gli ultimi tre, allora. Non c'era neanche sono tre del ancora. Thermoverse, uno appena entrato. E ancora ce ne sono tre tanti storici. Del Thermoverse, bene, Porcage... Porcage, il cavallo Marco e... Sì, non New Entry, effettivamente. Però ci sarà un po', diciamo. Cavallo Marco più recente. No, nel termo, e... nella Thermo Rumble non sono mai stati. No, è vero. Cioè, Finn Balor invece era un infiltrato. No, io ti farei Porcage. No, io cavallo Marco. È una bella lotta, eh. Dai, no! Potevano eliminare. Mancano tanti dei storici sì, potenti, tipo il Sole, il Trenino, mancano l'Asino. I Sun. I Sun... C'è Yezar, manca, cioè manca un bel po'. Pian piano. No, non c'è fretta. Prima o poi servirà a farne 30 tutti nel tempo. Ma Finn Balor è un professionista, però. No, report... Si sono unite, attenzione! Lei... Eh? Ma se vince Finn Balor qua mi ribalta la monarchia, godo. No, no! No, cavallo Marco! Ragazzi, sulle mani per il cavallo Marco. Mazzarratela. Dai, qua il cavallo Marco. Ehi! Sì, che reagisce. È tu Sium. Cos'è che ha fondo? Moro, metti giù le mani. Sono morti. Non ammazzarrare, Marco. No, sì, no, no, ma non c'è bisogno, secondo me. Alzali un po' più in alto, perpendicolari. È così, è così. Non lo so quello lì. Perché? Mazzarri, no. Così faceva. Sì, faceva così Mazzarri, vabbè. Ma Finn Balor è un professionista da anni, cioè è più avvantaggiato, che vuoi. Secondo me non è più avvantaggiato, guarda. Guarda come gliele dà. Oppla lai. Una mummia. Qui gliel'hanno insegnato i concorsi di cavallo. Delle mummie, che io le guardavo, avevo anche non pupazzi. Esisteva nessun cosa sì, fa? Ma ha sbattuto un pisello per terra. Pupazzi avevo. Pisellone, tra l'altro così. Oddio. Quello ci sta, cavallo. Non è cavallo manto. Mamma mille! Qual era il cartone? No, adesso. Perché sapere, era... io avevo i pupazzi. Oddio, nel pisellone gli è saltato, però gli l'ha spappolato. Mamisa live si chiama. Allora sarà Mamisa live. No, ragazzi. No, Marco, il cavallo. No! Però, ragazzi. Pare che Gandhi abbia all'eliminazione esclamando a festi Mahatma. Va bene. Balor ha vinto, quindi non sono ufficialmente più il capo, no. Ragazzi. Inizia a fare la rivoluzione. Non sono ufficialmente il capo. Allachi. Inizia a fare la rivoluzione lui. Non è il cavallo Catullo, tra l'altro. Questo qui non serve più, ragazzi, non sono ufficialmente più il capo. No, ragazzi, allora teoricamente adesso non definisce la rivoluzione. Allachi, ragazzi. Bisogna vedere chi lo segue. Ripartiamo con un nuovo capo. Allora facciamo il sondaggio, le elezioni, ragazzi. No, Finn Balor ha vinto e lui il nuovo capo. Non c'è. Alzo in piedi. Lo salutire. Finn Balor. Let's go! Finn Balor. Andiamo a distruggere. Scusate, ho salutito. Andiamo a distruggere il capo. È durissimo, ragazzi. Va bene, lo poggio qui. È cascata la scritta. Il nord sa con Marco, dice. Chi è il nord? Il nord, tutto il nord Italia. Ma che dicono i leghisti qua? Aspetta, mi metto. Tra l'altro T-Watts sì, è autoeletto portavoce del Nord. Portatore sano di Covid. Di Nord? No, portavoce del Nord. Purtroppo, ragazzi, Finn Balor ha distrutto il meme. È andata così. Purtroppo è proprio domani così, c'è la 12 ore.
Domani c'è la 12 ore in cui verrà eletto Finn Balor nuovo capo dei Thermos. È proprio così, ragazzi, eh. Non lo riconosco. Ah, come non lo riconosci? Cioè... Anche i patrizi sono con il capo Mark. Non credo che i patrizi siano con il capo Mark. C'è un oracolo. Marco è ancora il capo, dice al Nao. Come dai, disse Ralcio. Ciampi, bestia. Era Ralcio. Ah, era Ralcio. Direi di sì, visto che Ciampi ha detto bestia. Bestia. È bestia. Bestia, sì, sì. Lo rifaccio. No, non è che fai decidere. No, lo rifaccio. Chi è Lori? Non lo rifaccio. Era un Sium. Lo metto via, Quindi... Lo metto via. vabbè, c'era scritto Muis. Allora, chi rappresenta... Chi è che devo fare? Ime contro Ricky? Sì. Uno è Rikishi. Lo voglio fare per la terza volta. Facciamolo per la terza volta. Verso l'infinito. Ho tanto basta. Mi sono rotto le palle, ragazzi. Non ce la faccio più. Allora, se c'è Rikishi, va bene così, Ime, chi potrebbe essere? Ecco, Rikishi c'è. E lui è Ricky. E Rikishi. E Ime potrebbe essere Roman Reigns. Cioè, capelli lunghi. Puoi vedere se puoi mettere le donne. I capelli lunghi. Innanzitutto. Vediamo se te la fa scegliere. No. Se no è Rhea Ripley. Ah. E io dico Roman Reigns solo perché c'è i capelli lunghi come Ime. Oh, ma cos'è Ronaldo con la cintura? Ma potrò vedere Ronaldo con la cintura degli Stati Uniti? Cos'è? Aspetta che ve li faccio vedere tutti poi. Guarda, vedi, Hakuna Matata, ma c'è scritto la niente. Riscotti. Ah! Ime, vabbè, chi vuoi essere? Rogue non è ma così. Ma fai scegliere Ime chi vuole essere. Chi vuole essere Ime? Io non so chi sia questa persona, spero che non ci denunci. Modello, spero che non ci denunci questa persona. Guarda che schifo. Sì, sceglie Ime. No, devi scegliere tu Ime. Mr. Bean. No, Ime, devi scegliere tu. Chi vuoi essere? Ma perché Robocop? Vabbè. Jey Uso? Anche lui ha i capelli lunghi, effettivamente. Scegli Ime, scegli. Ma non, se non li conosce. Vabbè, anche uno che conosce del Thermoverse può scegliere. Bello, Jake the Snake Roberts. Ma che brutto. No, Jinder Mahal non me lo accolgo. Ma Achille non c'è. Non c'è ancora Achille. Ma ne mancano un botto, ragazzi. Manca il trenino, manca il sole, mancano i Sun, manca l'asino di cemento, che è uno dei più forti. C'era Jingle Bell che aveva fatto una strage pure. Jingle Bell era fortissimo. Cioè, mi spieghi Sheamus così o così cosa cambia? Si mette le mani... No, non hai peli, forse. Non sono peli, sono lentiggini. Ah, sono le lentiggini. Manca Plinio anche, sì. Va bene Addol. Addol, dai. Addol è bello forte, anche se non ha fatto una bellissima figura l'ultima Rumble, però è più forte di Rikishi con come statistica. E Rikishi, ma dai, assisti al pensione. Match. Boh, vediamo chi vince. Ciao Delpi, domani 12 ore, ragazzi, siate tutti qui pronti domani. Succulenti. Godo, Tona. Ma domani c'è la 12 ore, che è un evento ancora più bello, Tona. Stavolta a Firenze siamo. De boia. Che fa? La Who Girl fa? Vabbè, oggi non c'è più tempo. Sì, salta. Salta questa scena. Quindi chi vince ci fa le motte? Di Addol, però. Chi vince ci fa le motte, quindi? Teoricamente. Tona, stai tranquillo. Non preoccupare. Non sono proprio lo stesso fisico, ma... preghiamo per lui. Ma dice veramente, scusami, Addol Fuel. Ma infatti, ma lo dice, ma quindi magari c'è un lottatore che si chiama Addol Fuel. Non credo. From Germany, che peraltro in realtà non è, sì, proprio Johnny, così. Lo puoi vedere su Discord. Teoricamente è dall'Austria, figa della Germania. Credo su Scusa, Instagram non ci sia più nelle storie, però lo puoi vedere, lo su sapevo. Discord, Johnny. Teoricamente viene dall'Austria. Ma chi? Sì, teoricamente deriva, arriva. Vabbè, da... sì. Perché c'è l'ambulanza? È perché un'ambulanza sta volando.
Sto volando palesemente. Praticamente devi buttare, e per vincere devi buttarlo dentro l'ambulanza. Secondo me dura 200.000 ore, non basta i 10 minuti che ci vanno. Questo è il caricamento? Sì. No, forse puoi skippare. Cosa avrà nel borsello? Dei crocifissi, molto religioso. Sì. Grazie Simone. Come buono. Grazie mille. Uzz. Secondo me sarà difficile questo qua che finisce easy, eh. Vediamo, vediamo. Oh la Madonna. Già intenzionato alla morte, mi sembra, È volato fuori. Vai, Rikishi, cosa fa? Gli spaccherei il culo. Bravo, Riki. È già sfondato. Già rotta, scusami. Due colpi, che potenza gli ha date? Erano spaghetti, erano. Ricky ha proprio voglia di farle molto, si vede. Madonna, guarda, gli sta stortando, gli sta spezzando l'osso del colon. 6-6. Sei tu, Ricky, basta, dai. La Madonna, ma ha tirato un cazzotto. No, ancora non ha fatto niente, è stato solo sbattuto di qua e di là. Non è ecco, possibile. Guarda. Vabbè, ho capito. Nella gola, disastro. Poi. Quanto fa male qua. Ecco qua, che rompo l'atleta. Ma ragazzi, ma non è veramente un omicidio in diretta anche questo? Ma ci sarà il comeback. Puro. Fino al wrestling. Ok. Poteva lasciarlo sotto, l'ha ributtato sopra per poi andare sulla riprende. Ma che adesso se è? Lo prende lo tira, guarda. Oddio, con la mazza da Fosbelt. Oh, Bob! Riccio. Ah, ecco. Eccoci qui. Oh, il manganellone. Oh, attenzione, è una piccola reazione. Che rumore era? Ma che rumore di... rumore di una cosa di plastica era. Vabbè. Il fuel. Ecco qua. Eccoci qui. Un pezzo di gomma. Oddio! No, l'enorme S. Oh, Bob! Solo! Aspettava solo che gli aprisse la porta, perché Adolf Hitler non sa aprire le portiere, sa aprire solo le bocchette per fare benzina. Ma per dire. Che fa? Ce l'ha col piede, eh? Sì. Così non parte, si può sostenere. Parte dal basso, parte. Qua è caduto semplicemente. Chi è quello lì a sinistra? Dove va? Ah, va a prendere qualcosa. Dove va? Si sta andando. Ecco qua. La pala, tra l'altro la pala di... dei benzinai, famosissimo. No. È la pala di Casimiro questa. No, ragazzi, ho paura di come finirà col sangue. Niente, scherzavo. Ecco qua. No, sul legno della pala? No, ragazzi, la frog splash. Non è la frog splash. Basta tirare attrezzature fuori da sotto la gonna. No, ma gliel'ha tirato, non ci ha preso. Per dispetto, però. Cos'è non, Thunder? Cosa vuol dire? Non. Oh, gol! No, i bambini piccoli, come in Dragon Quest. No, sul macete. Ah, però si è liberato dall'enorme importanza. Cosa tira sulle dita quello lì? Fottilo. No, non è necessario. Ma sotto poi c'ha nella schiena la sbarra di ferro. Pugno teso. Che potenza, però. Potenza assurda. Ime, questa Ime. A sollevare ogni volta le pompe, le ipotesi. Di benzina, lì come si chiama. No. Che ha detto Persona 5? Aspetta che devi trovare qualcosa. Guarda che sono un'altra cosa. I resti del candlestick sono rimasti per terra. Ecco qua. No, Suka. Ragazzi, sta per morire. No, chiamate l'ambulanza. Sta per morire di cacca addosso, ragazzi. Ah, reazione però di Ricky. Reazione a catena.
Oh, Bobby. Aia, sul coso del martello. È fatto male questo. Snoop Dogg. No, vabbè. La Snoop Dogg move. Pazzesco, deve essere il fascino del tedesco. E vince Ricky. No, deve vince chiudere Ricky le portiere, deve chiudere le portiere. E una. Oddio, oddio! No, attenzione. La potenza di Sunto. Oddio! Ci sta provando. Ah, basta che esci dall'altra comunque, Addon. Sì. Sì. L'ha preso, infatti. Ha fatto vieni qui che ti prendo, ma no, le palle scrotali. Si ribella. Non è Hitler. E Adolf Fuel. Mi si fa, non c'entra niente Hitler, Gibo. Sei il solito pezzo di merda, eh. Oh, Paolo, oh. Paolo, stanno urlando. A Paolo, sì. Oh, Zoidberg. Però sarà dura a metterlo su, eh. No, mettilo. Cosa fa? Lo controlla. Cosa fa? Oh, il bestia, è andato rotolando. Scusami. Oh, basta questa cosa. Reverse finish. Oh, e vince Ime. No. That's the second door. Attenzione. Ma che ansia! Che second door! Che non si vede nulla qui. Porta miniera. Attenzione, è uscito fuori come il vomito proprio, Ricky. Non è finita, ma è Adolfio a livello incazzato qui, eh. Non è addolorato, David. Ricky. Lel. Liscio. L'ha preso un momento strano della sua vita. Sì, adesso iniziamo con gli omicidi. Il biede. Anche l'altro biede. Attenzione, Ime vuole proprio questo disegno. No, lo manda su, però. Ripartiamo fino alle 21, dai. Manca un minuto. Ecco qui. Ok. Vabbè. Ma Rikishi non è giapponese. È samoano. Sì. E tra l'altro Samoa in italiano vuol dire Sardegna. No. Però è un'isola tecnicamente. Sì. Ma dei bambini che vogliono il sangue proprio. A parte che quella bambina c'ha dei problemi gravissimi. Poi non vedono nulla, sono più bassi delle cose davanti. Dove va? Fa la frog splash dall'ambulanza. No, vabbè, la The ambulance frog splash. No, ragazzi, si ammazza. Dove va? Ma va via? Guida l'ambulanza e scappa? Lo investe? Cosa fa? No, caghiamo, Liezar. Resistiamo. Aspetta, me la tolgo, ritolgo intanto il tempo. No, vabbè, tanto si mette a posto adesso, tra poco. Bene. Oh! This is awesome, c'è scritto dietro, guarda. No, ragazzi, lo accoppa. Pozzuoli. Oh mio Dio! Si è sentito le ossa rompersi, ragazzi. Sì. Ragazzi, no, credo se mi sotto. È andata male qui, eh. This is asshole. Ozzo. Oh, zio. Non è possibile che sia in grado di reagire Adolf Fuel dopo questa cosa, ragazzi. Non ha senso. Come fa? Non è possibile, questa non è possibile. Energia data dalla sua benzina. Ho capito, gli è saltato addosso un uomo enorme nel petto. A pecoroni? E poi si incazza, non sanno più che fare una volta che non riescono a prenderlo. E vaffanculo. Però è successo anche prima, non è detto. Non è finita! Attenzione! Ragazzi, che tensione! Se risuccede io vado via, ragazzi, vi avviso, non è possibile. Okay. È andata! Vince, oh, porca forse miseria. No! Aspetta, c'è ancora un pezzettino di pelle! Non è possibile! Dopo! No, dai, era chiusa! Cioè, io non ce la faccio più, ragazzi, sono stanco, voglio andare via. E lui lo rimette adesso lo rimutta fuori.
Un attimo, eh. Ma poi ripeto, se ti cade Rikishi nel petto sdraiato a terra da un'ambulanza in alto, non sopravvivi, non... Dai, ah, voglio 90. Giocare a Stardew. Continuiamo questa battaglia per le mot. No, no, ma vedi, adesso va. Adesso va spedito, c'è l'olio. Sì. Va prima dentro. Questo mi sa che è un patuizio. A questo punto la fa davvero d'olio alle mot, sì. Io la faccio fare. In movimento la deve fare, chiaramente. Sì, sì, animata. Che cazzo, oh, ma il secondo non era vero. Deve farlo mentre corre in giro per la stanza, ogni tanto fa un colpetto. Capisco. È troppo che bello che rimangono i resti del candlestick per terra. Sì. Attenzione, mi spezza il braccio così la può vincere per i paramedici, sì, effettivamente. Si arrende. No, perché ah, non c'è proprio, fare, okay. È proprio l'ambulance match. Si butta stavolta. Ma no, Felix, non serve che crei Ricky, tanto lo stiamo facendo adesso. Là. No, non serve. In generale, dico. Aspetta, sale? Sale anche lui? Cioè, se lo vuoi fare per lui, poi fallo. È sceso, ha fatto la finta, adesso risale. È rimasto male, Ricky. Yes, vabbè. Yes. No. Ho travesso, via. Oh zio! Ambrangiolini! Non da lì. Okay. Se bucano dal tettuccio ed entrano dentro, la finisher, vale. La finisher! Oddio, nell'acciaio perentorio della Snalubma! Non è normale questa cosa! È la manina dolorante. Devi svilupparlo sotto. Ecco qua, adesso lo mette nel culo, ragazzi. No. Ma Rikishi gli ha fatto di tutto, comunque, non ha senso sta cosa. Ecco, questa corsa sul posto. Questa corsa, sì. Ma è un'altra corsa sul posto, e voilà. Eccoci qui. Si compiace lui di questa tecnica. Ma culo in faccia no? Aspetta, che gli fa fare una bella corsa sul posto? No, questa volta no. Lo butta. Dai. Adesso se si rialza di nuovo, l'ha fatto anche prima. Si butta così. Si è rotto le giunture. Sì. Non c'entra niente, sorcio. Oh no, getting dragged to the edge of the ambulance. Oh porca attenzione, miseria, hanno il sunto. Come fa? Ah! Ha fermato, questa era cattiva, sì. E via dei no, le coroni. No. Ci pensa un attimo e poi lo riprende, ecco. Adesso lo butta dentro. E via dentro. Eccoci qui rotolando verso sud. Maledizione. Non è fatto. No, ragazzi, se succede di nuovo interrompiamo. Oh, oh. No, però aspetta, è stato più veloce qua, Rikishi, per cortesia, basta che ti appoggi. Hai un peso specifico. Io! No, ragazzi, non si può fare, dai, basta, via. Non si può fare. No, mettilo dentro. Ma che male sul candlestick, le schegge nella schiena. Il culo. Eccoci qui. Ecco qua, glielo fanno usare, ragazzi. L'ha fatto il culo, eh? L'ha fatto. Vado a pippare, fai come ti senti, Rose. Ancora con questo aeroplano. Flash rosso. È splashato tutto. Cazzo. Sì, è incontrato tre vertebre. Tre scemi sono sei, però. Mi sa che sto giro vince, c'ha il collo spaccato. Sì. È rimasto a pecoroni molli, però, Allora. Può essere vero le credenze, potrebbe essere sempre il clone di Wiadon che esce, sempre un altro. È tipo la macchina dei clown, no, l'ha fatto veloce qui. Anche prima. Anzi, io sono pronto a tirarla, Chiudi questa porta! Chiudila!
Oh! Oh! Rikishi ci farà le motto, ragazzi. Double L. E ora l'ambulanza. Guardalo lì, proprio ci assomiglia a Rikishi. Quasi gemelli. Hanno le stesse vertebre, hanno le stesse scarpe, credo. Bene, bene. Quindi Ricky bollette sì, Ime no. No, non c'entra. Amici, ma a proposito di bollette, domani dovete aiutare a pagare le nostre, perché c'è la 12 ore. E mi raccomando, siate partecipi, ovviamente la c'è l'obiettivo. È già presente su Discord, non è su Instagram perché è già sparita la storia. L'obiettivo, questo che vedete, rimane del secondo uovo di Pasqua, sì. E poi ce ne saranno altri nel corso della 12 ore. Sì, c'è sempre quello valido. Che se arriviamo a 2000 sub mensili, però non dell'obiettivo, si fa Tricky Tower una delle prossime sere del mese successivo. Quindi mi raccomando, domani mattina dalle 10 alle 10 di sera, domani saltiamo, c'è Pechino, si salta, e mi raccomando siateci che dobbiamo godere, eh? Dai. Attimo che metto la scaletta, così ce l'ho già pronta per domani, la metto già qui come al solito a 12 ore. Dai, che ballacche in realtà. Cosa ho aperto con le palle? Voilà. Calettina qui, domani poi la sistemerò ben bene. Mi raccomando, anche se dovete preparare dei meme, di farlo in fretta, perché poi venerdì c'è la meme review. Ah, giusto, perché domani c'è la 12 ore, ma poi dopo domani mattina c'è la meme review con i vostri meme. Dai, preparate la colazione per domani mattina, che mangiamo una briochina insieme.